Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. In questo video vedremo altre domande di diritto amministrativo con cui ci prepariamo per la prova scritta al concorso ACI. Per quanto riguarda il contenuto della motivazione dei provvedimenti amministrativi, l'articolo 3 della legge numero 241-1990 stabilisce che la motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione in relazione alle risultanze dell'istruttoria. I presupposti di fatto esposta da dare sono le situazioni fattuali individuate dall'amministrazione e da questa poste a fondamento dei provvedimenti. Per i sopravvenuti motivi di interesse pubblico, l'amministrazione può recedere unilateralmente gli accordi di cui all'articolo 11 legge 241-1990, la risposta è sì, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione alle eventuali pregiudizi verificatesi in danno al privato. Perché la giurisdizione di legittimità dei TAR prevista dal codice di processo amministrativo è generale? La risposta da dare è perché riguarda le controversie relative alla legittimità di un atto amministrativo che abbia leso un interesse legittimo, tranne le materie riservate alla cognizione di altra giurisdizione speciale. Perché le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni, tra queste e i privati? La risposta da dare è per conseguire maggiore efficienza nella loro attività. Perché un atto amministrativo sia valido ed efficace, occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistono anche ben precisi i requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra quelli elencati è un requisito di legittimità? La risposta da dare è i presupposti di fatto e di diritto. Perché un atto amministrativo sia valido ed efficace, occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche ben precisi requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficacia dell'atto. Quale tra quelli elencati è un requisito di legittimità? La risposta da dare è la corrispondenza dell'interesse pubblico. Perché un atto amministrativo sia valido ed efficace, occorre che, oltre agli elementi costitutivi, sussistano anche ben precisi requisiti la cui mancanza incide sulla legittimità o sull'efficienza dell'atto. Quale tra quelli elencati è un requisito di efficacia? La risposta da dare è la notificazione. Possono intervenire in un procedimento amministrativo anche la risposta da dare portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati. Prima della legge 241-1990, non essendo previsto l'obbligo generale di motivazione, una disposizione di legge e tutti i vizi della motivazione del provvedimento amministrativo erano ricondotti alla figura dell'eccesso di potere. Quale affermazione in merito tra quelle elencate è corretta? Tra le opzioni di risposta, quella da dare è l'insufficienza della motivazione, ovvero quando non sono indicati tutti i profili di fatto e i motivi di diritto della decisione costituisce vigente della violazione di legge. Prima della legge 241-1990, non essendo previsto l'obbligo generale di motivazione da una disposizione di legge, tutti i vizi della motivazione del provvedimento amministrativo erano ricondotti alla figura dell'eccesso di potere. Quale affermazione in merito tra quelle elencate è corretta? La risposta da dare è la motivazione irrazionale costituisce vizio di eccesso di potere. Può la pubblica amministrazione rifiutare, ai sensi della legge 241, l'accesso ai documenti amministrativi? La risposta da dare è sì, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge 241-90.
Può la pubblica amministrazione rifiutare l'accesso ai documenti amministrativi? La risposta è dare sì, nei casi e nei limiti stabiliti dalla legge 241-90. Qual è la fase propulsiva del procedimento amministrativo? La risposta da dare è la fase dell'iniziativa. Il video di oggi termina qua. Per vedere altri miei video e continuare a prepararti con me al concorso ACI, iscriviti al canale e attiva la campanella.